27 forze di polizia di 22 diversi paesi europei riunite a Palermo per fare il punto sul contrasto al crimine organizzato transnazionale. Teatro della riunione operativa, l'aula bunker del primo maxi processo a Cosa Nostra. Presenti i vertici delle forze di polizia italiane, il procuratore nazionale italiano antimafia e antiterrorismo, il procuratore europeo, l'Interpol e la Commissione europea. La lotta al riciclaggio e le indagini informatiche rappresentano il salto di qualità in questa guerra contro il crimine. Nei 28 paesi membri dell'Unione Europea sono sotto indagine, secondo Europol, 5.000 organizzazioni criminali, il 70% operanti in più stati, un fatturato dalla droga alla contraffazione da 110 miliardi di euro, con mafie in ascesa, quella russa, turca, nigeriana e cinese, i clan albanesi, le bande di motociclisti nel nord Europa, i clan vietnamiti e la mafia siriana in Svezia. 52 le indagini transnazionali aperte grazie al programma europeo Etton, 650 investigatori sul campo, catturati 4 latitanti, arrestati quasi 300 criminali. Un programma che la Commissione europea ha deciso di rifinanziare con altri 2 milioni di euro a partire dal 2022. Tutte le missioni che vengono fatte da un paese ad un altro per supportare le attività investigative in quei paesi vengono pagati dalla rete Eton.